Per prima cosa voglio ringraziare la Regione che ci dà l'opportunità oggi di presentare appunto le nostre feste del Palio eh, in questa sede così prestigiosa. Ringrazio quindi il Presidente, il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. Per noi appunto dicevo è un onore poter presentare le feste del Palio che rappresentano eh, il momento dell'anno più importante eh, per Sansepolcro eh, e che rappresentano hanno come particolarità il fatto che eh, non, non costituiscono una rievocazione storica, non parliamo di folklore ma parliamo di storia e di tradizione perché è eh, veramente è quel palio che viene ancora disputato eh, a, a distanza di secoli dal, dal primo, se ne perdono eh, le tracce eh, nella, nella storia ma sappiamo dai documenti che sono almeno 600 anni che viene disputato ininterrottamente, fatta salva qualche eh, piccola breve parentesi legata a eventi storici eh, di particolare rilievo ma appunto sentiamo l'importanza di eh, tramandare e perpetrare questa tradizione che connota Sansepolcro, che ci caratterizza e che richiama tanti turisti ogni anno. Eh, sono veramente orgoglioso eh, oggi di rappresentare la società Balestrieri che eh, dopo Piero della Francesca possiamo dire che il Palio della Balestra è il simbolo più identificativo della nostra storia perché, come ha precedentemente detto il nostro assessore, sono sei secoli di storia che ininterrottamente si celebra. E io dico celebra perché noi non siamo folklore, ma riconduzione storica: si celebra il Palio della Balestra tra noi e la, i nostri confratelli di Balestrieri di Gubbio. E per noi è veramente un, un momento. Clou del, dell'anno e San Sepolcro in quei giorni si veste a festa proprio per celebrare questo antico momento. La nostra associazione partecipa ogni anno al Palio della Balestra, naturalmente siamo una parte di contorno, ma abbiamo anche un evento nostro particolare che sono i giochi di bandiera che si terranno il 2 settembre. Quest'anno per l'appunto celebriamo anche i 70 anni dalla nascita del nostro gruppo, che siamo il primo gruppo nato in Italia e per questa occasione presenteremo tanti ospiti italiani ma anche stranieri. Avremo ben tre gruppi anche dalla Germania. Partirei da una duplice considerazione, una di carattere regionale e un'altra eminentemente viturgenzi. La ragione di carattere regionale è quella per cui stiamo mantenendo fede ad un impegno, cercare di aprire questo straordinario palazzo alle più belle iniziative del nostro territorio. Tra queste possiamo sicuramente annoverare le feste del Palio della Balestra. 15 giorni in cui San Sepolcro sarà veramente al centro dell'attenzione, giorni di festa, giorni che portano a ricordare eventi anche del passato. Quando si passa per Santepolco e posso dire di esserci abbastanza spesso, sembra che quasi tutto ricordi Piero della Francesca, il quale era uno dei 160 possessori delle balestre. E possiamo dire che da quella che era una necessità di difesa poi si è passati con il tempo ecco, a questa gara di tiro che dal 1619 vede arrivare anche, gli Egubini in questo scontro, competizione che è il cuore dello spettacolo. Quindi veramente si respira storia, si respira bellezza. San Sepolcro è una delle città più suggestive della nostra Toscana e oggi sono veramente orgoglioso, su mandato del presidente Mazzeo, di portare i saluti del consiglio regionale e di essere qui a presentare questa iniziativa davvero importante. Le priorità per settembre, per quanto ci riguarda, spero siano infrastrutture e lavoro. La Toscana oggi è stato proprio argomento di dibattito in aula in questi giorni sul PRS. Il Partito Democratico sbaglia perché considera oggi la Regione Toscana una regione attrattiva per chiunque voglia venirci a vivere o a investire. E questo è vero, perché oggi la Toscana è una regione attrattiva. Ma dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture sono già scadenti e obsolete oggi e chi oggi viene a investire in Toscana lo fa in nome di quel brand toscana, di quella fama, di quella appeal che la Toscana ha in tutto il mondo. Pensare a un futuro, noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni. E siccome in vent'anni non si realizza nemmeno mezza infrastruttura con i ritmi della Toscana e dell'Italia, perché ieri il presidente Gianni ha, ha parlato di godimento nel veder partire la talpa dell'alta velocità a Firenze, la talpa doveva partire 17 anni fa. Okay? Quindi, questi sono i ritmi delle costruzioni delle infrastrutture in Toscana. E allora se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra vent'anni non lo saremo più per nessuno e noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni, non a quello che succede oggi. Quindi primo tema. E il secondo spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Ne abbiamo parlato in aula. Io mi auguro che a settembre parta questa sfida. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana in cui non esiste il segnale cellulare. In cui non esiste una copertura internet. E questo non significa che i bambini di quei comuni non possono giocare ai videogiochi sull'iPad. Questo significa che una giovane coppia che deve scegliere dove comprare casa, tra scegliere di comprarla in un comune. A, ah, dove c'è un segnale cellulare, o sceglie di comprare un comune B dove questo segnale non c'è, sapendo e avendo imparato sulla nostra pelle che sempre più spesso si potrà ricorrere allo smart working, al lavoro da casa, alla videoconferenza. Non la compra la casa dove non c'è un segnale di copertura internet. Un'azienda che deve aprire un nuovo capannone non lo fa in un comune dove non c'è la fibra, perché è fuori dal mondo, perché parte già non competitiva prima ancora di aprire. E avere 40 comuni e una porzione enorme di territorio, soprattutto nel nord-ovest della regione, ancora non coperta dalle infrastrutture digitali, è un gap che la Toscana paga in maniera enorme nei confronti delle altre grandi regioni del nord. Eh, riapriremo con eh, impegni altrettanto importanti. Uno tra tutti il eh, piano dei rifiuti che eh, ha avuto eh, un'importante gestazione nell'ambito della commissione che ha fatto un grande lavoro di audizione e eh, a settembre ci troveremo a, a, ad affrontare eh, questo tema e ad approvare il piano. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la realizzazione di Toscana Strade. Ma poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 24. E quando parliamo di bilancio, sappiamo che tutti i temi sono toccati e quindi inizieremo a fare una verifica di quella che è l'attuazione della risoluzione che abbiamo approvato alla fine degli Stati Generali per quanto riguarda, per quanto riguarda la sanità e avremo dire, eh, questo importante momento di confronto con la società toscana per vedere quello che eh, sarà possibile allocare anche come risorse e quindi trasformare in progetti attraverso il bilancio per eh, l'anno successivo. Che superato il piano regionale di sviluppo, un passaggio importante per la maggioranza riguarderà il piano dei rifiuti e non solo. Sarà un settembre caldo, non soltanto climatico, perché dovremo definire e avere coraggio. Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale dove il rifiuto diventa un elemento e un valore per la Toscana, non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare, ma si deve trasformare in energia, questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione, quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in rispetto a un, questo grande tema o altrimenti perderà questa, questa sfida, servirà coraggio, servirà capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare, cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto, ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno, che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. Da settembre partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Lo attendevamo da tempo e quindi su quello ci batteremo fortissimo, perché appunto noi abbiamo una linea, una strategicità diversa su quelli che sono i servizi che la Toscana deve offrire ai propri cittadini e alle proprie interessi. Imprese. Partiremo anche come Centrodestra con una serie di proposte. Tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di Centrodestra, indetta proprio dai tre Capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma non sarà l'unica, perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori, dove batteremo tantissimi temi dall'ambiente alla sanità, alle infrastrutture, alla cultura, alla scuola e allo sport, perché da lì Partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. Siamo pronti per questa sfida. È una sfida che ci vede al governo a livello nazionale e siamo sicuri che tra due anni e mezzo ci troverà anche al governo di questa regione. Abbiamo bisogno anche di far capire a tutti i cittadini toscani quelle che sono le nostre proposte, non solo in aula e in Consiglio regionale, ma inizieremo una serie di comunicazioni in tutte le province, batteremo tutti i territori insieme perché veramente ci crediamo. Questa è la volta buona, noi siamo pronti, siamo uniti, abbiamo una strategicità veramente diversa di Toscana, siamo pronti insieme ai nostri ministri a dare un import diverso alle infrastrutture, un import diverso alle nostre aziende, a, a, a far sì che veramente la Toscana cambi passo. <music> Sicuramente eh, a settembre, eh, dopo anche due anni e mezzo, dal mio punto di vista eh, occorrerà dare un'accelerazione su tante cose. Le dicevo prima, a cominciare appunto dai tanti temi che sono rimasti aperti sul tavolo. Sicuramente si aprirà con il piano dei rifiuti, ma sicuramente occorrerà intervenire anche su ciò che non ha funzionato rispetto alle modalità con cui si sono attuate le politiche regionali. Noi abbiamo ricorso all'indebitamento regionale per far fronte a degli investimenti che sono investimenti totalmente estemporanei, che sicuramente sono stati fatti in alcuni casi nell'ottica di salvaguardare i comuni, ma in molti altri casi noi abbiamo ricorso al debito aggravando la situazione dell'ente senza una reale visione programmatica. Dal mio punto di vista, come eletta nella provincia di Firenze, continuerò a portare avanti quelle che sono state eh, le battaglie che hanno dato anche dei risultati importanti. Penso alle risorse che arriveranno in Alto Mugello per sostenere i piccoli comuni che hanno dovuto affrontare l'emergenza alluvione, penso alla sfida delle infrastrutture, eh, penso al Valdarno che attende da tanto tempo che finalmente si sblocchi un'opera strategica come quella del secondo ponte, penso all'attenzione costante al tessuto produttivo, penso eh, al mondo dell'artigianato che è stato in qualche maniera accantonato anche in questo piano regionale di sviluppo, alle tante sfide che attendono proprio la crescita della regione Toscana, guardando sempre però all'interesse dei territori e dei cittadini, portando risultati concreti con un approccio che deve essere pragmatico, non narrazioni, ma tanto tanto pragmatismo. Grazie. Da settembre sarà fondamentale ricominciare il lavoro da dove è stato lasciato, e mi sento proprio di dire così, lasciato da questa giunta, cioè da quelle che sono le ambizioni messe su carta del PRS e del DEFR e che per essere implementate hanno bisogno di un deciso cambio di rotta. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti su cui tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scellerati come la terza. Torre di Novoli inaudita in un momento come questo e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta veramente, non a due, tre velocità come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta.